Ciao! Oggi voglio farvi vedere degli esercizi che facciamo con i bambini per imparare a giocare insieme ad altri bambini. In questo caso ho avuto assolutamente bisogno delle educatrici per capire come fare. Perché? Perché alcuni di questi giochi io non li ho mai giocati e soprattutto non saprei esattamente come spiegarglieli. Il primo di cui parlo è il gioco che in realtà facevano anche i nostri genitori, forse anche i nonni, ed è il gioco della campana. In realtà penso che abbia anche altri nomi a seconda della zona d'Italia, ma è un gioco dove tu lanci un sassolino, deve arrivare al primo numero e tu saltelli sulla prima casella e poi torni indietro, poi lanci sul secondo numero e lanci la seconda casella. Insomma, deve entrare questo sassolino giusto nella casella che stai lanciando in sequenza. Ora, tutto questo devi farlo senza mettere i piedi e quindi rimanendo sempre sospeso su un unico piede, se ho capito bene, a parte quando hai le due caselle. Dopo lì, magari qualcuno mi correggerà perché non sono capace, come dire. Vi farò vedere però i bambini come l'hanno fatto. Voi mi direte: io non ho spazio in giardino, non ho spazio. Bene, perfetto, noi abbiamo utilizzato la mansarda e l'educatrice ha creato il gioco della campana con dello scotch di carta sulla moquette. Spero che questo gioco possa aiutarvi, è un gioco molto carino, serve sia all'equilibrio, alla propriocezione, quindi a stimolare il vestibolare, ma soprattutto a stimolare la socializzazione. È un gioco che potete creare con i gessetti ovunque e se i vostri figli lo sanno fare, potrebbero insegnarlo agli altri che non lo sanno fare, quindi occhio che i nostri bambini possono diventare a loro volta un modello per gli altri bambini. Mi raccomando, combattere sempre e arrendersi mai.